Apple non prevede di lanciare i nuovi iPad questo mese, ma neanche li vedremo per tutto il 2023. Infatti, come alcuni rumors dicono, quindi prendiamo con le pinze tutto ciò che vi dico, perché non è sicuro al 100% fin quando appunto non lo dice Apple stessa, ma i nuovi iPad probabilmente usciranno a marzo 2024. L'Apple Pencil con USB-C uscita appunto questo mese precede solo un aggiornamento di iPad che uscirà in primavera. Inoltre sappiamo che Apple sta lavorando sugli iPad di undicesima generazione, iPad mini di settima generazione e iPad Air di sesta generazione. Ma solo gli aggiornamenti degli iPad non Pro sono certi per quanto riguarda la primavera. Non si sa ancora se gli iPad Pro avranno degli aggiornamenti come negli scorsi anni o dobbiamo aspettare un anno in più. Vi posso dire che con molta, moltissima probabilità ci sarà iPad Air non solo con schermo da 10,9 pollici, ma ce ne sarà uno un po' più grande, come con iPad Pro, da 12,9 pollici circa. Non so precisamente quanti pollici sia, ma si aggirerà intorno alla stessa grandezza dell'iPad Pro. Invece, per quanto riguarda l'iPad base, ovvero il prossimo di undicesima generazione, spero che non facciano come quello di decima, che sarà compatibile solo con l'Apple Pencil di prima generazione, ma anche con le nuove, sia quella USB-C, ma anche quella di seconda generazione. Infine, si dice che l'iPad Pro non disporrà più di un display Liquid Retina come quello presentato negli ultimi, ma si sta pensando che torneranno a usufruire di uno schermo LCD e non passare a uno schermo OLED. Apple lo ha detto per semplicemente i maggiori costi di produzione per quanto riguarda gli iPad e sembra che le vendite siano calate. Ma nulla è sicuro, può essere anche che rimarrà con lo stesso schermo. Si spera, perché sennò sarebbe un downgrade per quanto riguarda l'iPad Pro, ovvero il migliore iPad della lineup. Tra l'altro, non c'entra nulla questa cosa che vi dirò con l'argomento iPad di questo video, ma comunque oggi che sto registrando, che è 24 ottobre, uscirà per gli iPhone iOS 17.1. Arriverà poi tra qualche giorno un video riguardante anche quest'ultimo aggiornamento per vedere cosa hanno aggiunto, cosa hanno aggiustato e cosa ancora non è stato introdotto negli iPhone o nei vari Apple Watch da quando Apple lo ha annunciato. Ma ne parleremo tra qualche giorno. Bene, e per quanto riguarda il video di oggi è tutto. Spero di avervi dato le informazioni che cercavate, che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lascia un like, commenta se hai qualche domanda e iscriviti se ti va. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!